Camer, ristrutturazioni d'interni, via Aldo Moro 38, Sondrio. Che Valtellina e Valchiavenna, in molti campi, non siano più delle isole felici è ormai cosa nota. Purtroppo in questi anni la provincia si è fatta strada anche in alcune classifiche negative, fra queste il gioco d'azzardo e le ludopatie. I numeri sono impietosi. Nell'ultima rilevazione del 2017-2018 la Valtellina era sesta a livello nazionale come spesa pro capite per il gioco d'azzardo. Da qui la necessità, anche da parte di Regione Lombardia, di intervenire. Un provvedimento di cui mi vede relatrice in commissione e dove è emerso che in Regione Lombardia le giocate sono aumentate del 5%. Parliamo di un giro d'affari di circa 14 miliardi di euro che le persone perdono giocando a questi apparecchi. Sta aumentando in modo esponenziale anche il gioco online, facilitato chiaramente da questo periodo di quarantena. Il gioco d'azzardo patologico è una malattia riconosciuta da 30 anni, tanto che il Servizio Sanitario Nazionale garantisce la gratuità delle cure. Tante sono le categorie a rischio. Gli over 65, gli adolescenti, ovvero coloro che non detengono una vita salutare, ragazzi che hanno uno scarso rendimento scolastico, persone in grossa difficoltà economica. Si parla di vizio, in realtà questa è una patologia che va prima di tutto conosciuta per poter aiutare il soggetto. Regione Lombardia mette a disposizione ogni anno circa 6 milioni di euro per opere di formazione, di informazione, ma anche di sensibilizzazione. Se in Italia nel 2007 erano 42 i miliardi di euro giocati, nel 2018 siamo arrivati alla cifra di 106 miliardi ed il trend è sempre in aumento. E, paradossalmente, la crisi economica, al posto che frenare il fenomeno, sembra incentivarlo. Fondamentale pertanto è avere un osservatorio provinciale aggiornato e una restituzione di quelle che sono le azioni messe in campo. Il post-Covid pertanto dovrà tenere assolutamente conto di questo fenomeno perché dovrà essere arginato, così come chiederemo al governo di attuare delle misure ancora più restrittive e più pressanti per quanto riguarda il gioco online. Il GAP, il gioco d'azzardo patologico, così è definito dai medici. Dopo l'emergenza sanitaria dovuta al Covid, che ha messo per alcuni mesi nel dimenticatoio gli altri problemi, dovremo tornare ad accendere l'attenzione anche su temi che oggi sembrano secondari.